Buongiorno a tutti, io sono Renata, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi avevo piacere di farvi vedere un qualcosa di diverso. In questo periodo sto preparando diverse matrioske per i regali di Natale. Alcune persone mi hanno chiesto da fotografia di creare vari pezzi di matrioska dove il personaggio più grande è il papà, il personaggio subito successivo la mamma, poi arrivano eventuali figli, cane, gatto, pesci rossi, insomma è successo un po' di tutto. Questa particolare matrioska che sto facendo adesso è in tutto e per tutto una matrioska natalizia, ovvero mi è stato richiesto di inserire dei particolari come il cappello di Babbo Natale, il costume di Babbo Natale, i regali e quant'altro, e adesso sono andata a realizzare il primo pezzo. Volevo farvi vedere un pochino, dare una sbirciatina su quello che è stato il mio lavoro fino adesso. E nelle prossime immagini quindi vedrete la fase della lavorazione, una piccola parte della fase della lavorazione di questa matrioska per quanto riguarda il pezzo più grande. E poi nei prossimi video eventualmente vi farò vedere come le cose sono continuate. Ne approfitto per ringraziare i miei allievi dell'Uni3 con cui ieri ho avuto un incontro molto gradevole. Sono stati carini da matti, mi hanno fatto anche un regalo di Natale, mando un bacione enorme, sono meravigliosi e mi mancheranno tantissimo. L'Uni3 di Collegno, in provincia di Torino. Un bacione e vi lascio a queste immagini. Fatemi sapere cosa ne pensate. Che questo procedimento di passaggio tra la persona reale e la persona che diventa una matrioska, poi è un po' un processo di matrioscarizzazione, diciamo così. E sto cercando di individuare un termine che possa essere il più appropriato possibile per rendere l'idea. La mia pagina Instagram si chiama Matrioscami. Se volete venire a curiosare, è nuova, quindi ci sono ancora poche immagini, ma ogni giorno mi sono ripromessa di inserirne una nuova.